Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono pronta a scendere in campo, di nuovo, sempre sotto la stessa bandiera, quella di Forza Italia. Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu. Non si rimproverano incoerenza o infedeltà a Licia Ronzulli, ex infermiera approdata all'Europarlamento nel 2009, in 15 anni ha realizzato la scalata del cerchio magico di Silvio Berlusconi. Nulla di nuovo in casa del corruttore Berlusconi, come dimostrano le sentenze definitive Mondadori e Mills. Le vaiasse sono anche al Parlamento Europeo? Silenzio! Feroce con gli avversari, in toga o politici. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ci dà un minuto tu, non dai, che ti ha fatto entrare tu. Ronzulli ha però costruito un'immagine di madre sempre presente. Quasi 11 anni fa ormai portai in Parlamento mia figlia Vittoria, Parlamento Europeo. Era una denuncia sociale. Battaglia più recente, che le è costata violenti attacchi sui social e critiche degli alleati, è quella per l'obbligo vaccinale e il Green Pass. Non ci possono essere equivoci. Il personale sanitario deve essere vaccinato e chi lavora con le persone più fragili non può rifiutarsi. You keep saying you got something for me. Segue Silvio Berlusconi in ogni suo spostamento, dopo aver spodestato Maria Rosaria Rossi in qualità di prima assistente. Considerata nel partito tra le più vicine a Matteo Salvini, ha sempre mancato l'intesa con Giorgia Meloni, che le ha già creato, in tempi non sospetti, problemi di posti a sedere. Ora che il suo nome non compare nella rosa dei preferiti di Giorgia per la squadra di governo, è il momento della resa dei conti. Non basta prendere un voto in più per essere in grado di guidare una coalizione e un governo.